da un lago artificiale in quota formato da una diga. L'acqua scende per la condotta forzata e raggiunge la centrale dove le valvole controllano il flusso. All'apertura delle valvole l'acqua raggiunge la ruota della turbina attraverso gli iniettori. E lo stesso principio del mulino. L'energia meccanica viene trasformata in energia elettrica. Questa viene trasmessa attraverso i cavi e quindi controllata dal sistema di automazione. Il trasformatore principale eleva la tensione dalla corrente elettrica alla quale della linea di trasmissione. Grazie dell'attenzione.